Siamo con Agostino De Palo e Elio De Francesco, rispettivamente presidente e vicepresidente del Circolo San Vitale, la Protezione Civile. Quali sono le iniziative messe in campo per quanto concerne la stagione estiva? Noi normalmente siamo qui già attivi da più di 10 anni sul mare e quest'estate faremo comunque in collaborazione con l'ANCI di San Salvo un servizio di vigilanza e protezione ai turisti qui a San Salvo. Normalmente il nostro servizio si svolge nelle giornate festive, sabato e domenica, perché c'è più movimento di persone. Cerchiamo di far stare tranquilli i nostri turisti in modo tale da farli trascorrere un periodo di vacanza tranquilla. Ecco. Ci adoperiamo per farli stare tranquilli, per prevenire eventuali incidenti e allontanamenti magari di minori sfuggiti all'attenzione dei genitori. Quanto è importante il valore della solidarietà all'interno della vostra associazione? Beh, la solidarietà per noi è il primo servizio che va fatto. I nostri volontari sono completamente a servizio gratuito e hanno per sé solo questo, la solidarietà, non altro. Quanti iscritti ha orientativamente l'associazione e se volevo chiederle se vi sono fasce eterogenee all'interno dell'associazione? Noi abbiamo da circa, ecco, abbiamo una trentina di iscritti che operano durante tutto l'anno. Questi iscritti ci danno la possibilità di fare numerosi servizi durante l'annata, sia come ecco, servizi di aiuto ecco, nel periodo estivo per i fuochi artificiali che vengono fatti in tutti gli anni. Abbiamo un servizio da fare quest'anno anche per una carriera podistica. E in più seguiamo dei servizi di autogestione per poterci sovvenzionare nel corso dell'anno anche per trasporto di minori disabili. Quali sono i partner dell'associazione? I nostri partner nel gergo, ecco, abbiamo qua, grazie alla sensibilità delle marinelle di San Salvo Marina che ci dà un aiuto ogni tanto anche per il vestiario, anche per una questione finanziaria tante volte. E questo serve anche per la sensibilità pure che loro hanno per le associazioni di volontariato e per la gestione anche della spiaggia. Oltre che loro c'è anche il comune che ci danno aiuto anche loro nella continuità dei servizi che facciamo nel corso dell'anno.